Si è svolta questa mattina a Palazzo Mezzabarba la sigla di un protocollo d'intesa per fissare le linee guida operative del tavolo fragilità. Tra i contenuti fondamentali del protocollo: il centro diurno aperto, un servizio al quale le persone si rivolgono spontaneamente, concepito come spazio di accoglienza e socializzazione; la formazione dei volontari, un'azione volta alla trasmissione di conoscenze, competenze e abilità ritenute essenziali per l'esercizio delle funzioni di assistenza; la sinergia attinente ai progetti utili alla collettività, i cosiddetti PUC. Partner dell'iniziativa, oltre al Comune di Pavia, Casa del Giovane, Associazione Piccolo Chiostro Parrocchia del Santissimo Salvatore, Caritas Diocesana di Pavia, Comitato della Croce Rossa di Pavia e Comunità di Sant'Egidio. La firma di un protocollo operativo per rendere ancora più efficiente il tavolo fragilità, ma a che cosa serve questo tavolo fragilità? Raccontiamolo a chi ci ascolta. Il tavolo fragilità è un tavolo che è nato già da un po' di tempo e operava essenzialmente per le emergenze caldo e l'emergenza freddo. Con l'avvento della pandemia purtroppo si sono dovute ottimizzare le risorse ed è proprio prendendo spunto da questo tavolo fragilità che l'amministrazione e il terzo settore hanno dato avvio a quella collaborazione destinata a diventare qualcosa di stabile e di duraturo, che non venga attivato solo e soltanto in fase emergenziale, proprio per andare a supportare e a, diciamo così, alleviare quelle che sono un po' le situazioni critiche della società, soprattutto a seguito della pandemia. Quindi si tratta di mettere insieme le modalità di intervento di tutte le associazioni che già nel terzo settore lavorano sull'ambito sociale, proprio per andare a mettere in rete e a sistema tutte quelle modalità di intervento. E attraverso il protocollo che verrà sottoscritto oggi vengono definite le linee guida con cui attivare questa collaborazione. Ricordo che la collaborazione del tavolo si è già avuta, ripeto, in ambito pandemico, soprattutto per la raccolta alimentare, per seguire i senza fissa dimora, per intervenire con la vaccinazione dei senza fissa dimora, per andare a portare sollievo a tutte quelle persone che si sono trovate in un momento di fragilità estrema. E proprio partendo da questo punto di vista si è cercato di individuare quali sono le esigenze più immediate, quindi ci si pone l'obiettivo di realizzare questo centro diurno aperto nel quale una persona può andare a trovare sollievo, e questo non solo per i senza fissa dimora, ma anche semplicemente una persona che vive sola, che magari durante la giornata ha bisogno di socializzare. Questo centro diurno aperto rappresenta un traguardo molto importante, perché in questo caso si potranno attivare anche delle progettualità, ovviamente nei confronti di quei soggetti più predisposti, proprio per andare a studiare anche un eventuale loro reinserimento sociale, non escludendo anche magari un reinserimento lavorativo. Poi abbiamo la formazione è un altro punto cardine che in questi anni si è manifestata come qualcosa di necessario, parlare tutti allo stesso modo nei confronti di tutte queste persone, e questa formazione è utile anche per affrontare le situazioni nello stesso modo. E infine anche l'utilizzo dei PUC all'interno del terzo settore. I PUC, sappiamo, sono i progetti utili alla collettività, i quali verranno ovviamente portati avanti dai percettori di reddito. Il comune ha il compito di attivare questi PUC, e nell'ambito di questo protocollo si farà in modo che anche questi PUC possano essere impiegati nell'ambito del terzo settore, proprio per dare un ausilio in più in tutta la fase di aiuto e di supporto alla collettività. In buona sostanza un rafforzamento dell'alleanza tra il Comune e il terzo settore a vantaggio, in aiuto, insomma, dei soggetti più fragili della città di Pavia. Assolutamente sì, dei soggetti che, ripeto, non sono solo senza fissa dimora, ma sono anche ad esempio gli anziani soli, che sono quelli che già nell'ambito della pandemia hanno sofferto molto, ma che giornalmente soffrono questa loro solitudine, e poi anche le famiglie, quelle che ovviamente vivono in una situazione di crisi economica,
economica dovuta sia alla pandemia, ma non solo, perché poi non è tutto ricollegabile alla pandemia, ci sono situazioni che c'erano già sul territorio che ovviamente si sono acutizzate. Quindi questa rete è sicuramente, il protocollo di oggi va sicuramente a suggellare quel rapporto, quella buona creanza che si era appunto attivata nell'ambito tra amministrazione e terzo settore, e si va a rafforzare proprio con la sottoscrizione di questo protocollo.